Buongiorno da Fabio Sebastiani, studio per il consueto appuntamento con l'informazione. Noi apriamo il nostro giornale con le notizie dall'estero, in particolare la guerra nello Yemen, che per l'ONU sarebbe causando la più grande crisi umanitaria del pianeta. Si sta determinando, secondo un servizio della BBC andato in onda nei giorni scorsi, un ritorno della difterite, un'altra malattia ormai sconfitta da igiene e vaccini, ma che può ripresentarsi allorché vengano meno i servizi sanitari ed idrici e un'alimentazione completa e regolare, alloggi e infrastrutture funzionali. E nel servizio della BBC si parla di un villaggio Beit al-Abob, oltre 40 persone avrebbero contratto il virus potenzialmente mortale. Testimoni locali hanno spiegato che almeno 3 persone avrebbero già perso la vita. Nel villaggio l'unico ospedale presente è stato chiuso dopo che medici e infermieri sono andati via in quanto non percepivano più il regolare stipendio. Già a fine dicembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva lanciato l'allarme affermando che al momento sono 333 i casi sospetti e 35 i morti. In Yemen dal 2015 si sta combattendo una guerra per procura tra Arabia Saudita e Iran, rispettivamente alleati del governo e della fazione ribelle degli Houthi. Il conflitto ha già causato quasi 10.000 morti e milioni di feriti, sfollati e persone a rischio di carestia. Nei mesi scorsi, a causa della completa mancanza dei servizi di base, sono tornate altre temibili malattie come la malaria e il colera. Spostiamoci nell'Unione Europea, anzi per meglio dire a Cuba, dove Federica Mogherini è in visita ufficiale in questi giorni. La Mogherini ha sottolineato che l'Unione Europea non condivide l'atteggiamento degli Stati Uniti riguardo ai rapporti con Cuba perché gli europei vogliono costruire ponti ed aprire delle porte. La responsabile della politica estera di Bruxelles ha aggiunto che l'Unione Europea respinge anche le azioni degli Stati Uniti contro cittadini, aziende ed interessi cubani perché non si può accettare, ha detto, che misure unilaterali compromettano i rapporti economici e commerciali con Cuba. Mogherini ha sottolineato che l'accordo per il dialogo politico e la cooperazione, il primo sottoscritto dall'Unione Europea con Cuba in vigore dallo scorso novembre, rappresenta una opportunità per portare i nostri rapporti a livello che riflette gli stretti legami storici, economici e culturali tra l'Europa e l'isola, attraverso uno strumento solido per appoggiare la modernizzazione economica e sociale di Cuba. L'accordo, ha aggiunto, servirà anche per rafforzare il dialogo sui diritti umani, un argomento riguardo al quale, anche se esistono differenze nelle rispettive visioni europee e cubane, la disposizione al dialogo e al rispetto mutuo restano sempre presenti. Passiamo alle notizie dall'Italia. Sfiora i 108 miliardi di euro l'anno il totale dell'evasione fiscale, quanto emerge dal rapporto del Centro Studi di Un'Impresa. Alle casse dello Stato vengono sottratti ogni 12 mesi in media 97 miliardi di tasse e quasi 11 miliardi di contributi previdenziali, per un totale di 107.701 milioni. È l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, la tassa preferita, tra virgolette, dagli evasori, con 35,7 miliardi, seguita dall'IRPEF, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, con 35 miliardi. Poi a seguire l'evasione dell'IRAP, l'imposta regionale sulle attività produttive, che ammonta a 8,4 miliardi, mentre l'IMU, l'imposta municipale unica, si ferma a quota 4,8 miliardi. Secondo Un'Impresa, i balzelli sulle locazioni generano un ammanco di gettito per 1,5 miliardi. Le tasse vanno pagate, dice il vicepresidente di Un'Impresa, Claudio Pucci, ma non si possono ignorare alcuni aspetti dell'evasione fiscale, come il fatto che una parte dei soggetti che decide di non versare imposte e tributi nelle casse dello Stato lo fa per necessità, talora per la mancanza assoluta di disponibilità, talora per far fronte ad altri pagamenti. Ciò vale per le famiglie e vale soprattutto per le imprese. L'imprenditore che non paga spesso dirotta il denaro al pagamento degli stipendi e altri fornitori, magari artigiani, piccole aziende e professionisti. Sono 75.885, quasi quindi 76.000, le domande di reddito di inclusione previsto dallo Stato come misura di sostegno alla povertà, pervenute all'INPS nel periodo tra il 1 dicembre 2017 e il 2 gennaio 2018. A renderlo noto è lo stesso istituto, sottolineando che le regioni
da cui sono state trasmesse il maggior numero di domande sono la Campania con il 22% del totale, 16.686 per la precisione, e poco distante la Sicilia, 16.366, il 21,4%. E poi a seguire la Calabria con il 14%, superiori alle 15.000 le domande trasmesse da Lombardia e Lazio rispettivamente con il 7% e il 6,9%, in valore assoluto 5.338 per il Lazio e 5.237 per la Lombardia. All'opposto, nella graduatoria si situano Puglia e la provincia autonoma di Trento, da dove non risultano essere trasmesse domande, mentre dalla provincia autonoma di Bolzano le richieste arrivate sono soltanto 8. Ed ora spostiamoci in Emilia-Romagna perché c'è una segnalazione da parte del Movimento 5 Stelle a proposito di una nuova forma di lavoro nero proprio nel turismo, una forma di lavoro nero mutuata direttamente dal settore dei trasporti. E lo si ricava da una interrogazione del Movimento 5 Stelle alla giunta regionale. Il ricorso sempre più frequente, dice nell'interrogazione, nel settore del turismo, in particolare Riviera, forme improprie di appalto di manodopera nell'ambito delle attività delle imprese alberghiere e della ristorazione. Secondo queste segnalazioni, l'affidamento di segmenti di attività sarebbe effettuato mediante il ricorso a società esterne che mettono direttamente a disposizione personale non di rado con distacchi internazionali illeciti e retribuiti in modo irregolare. Per questo l'esponente del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, chiede all'esecutivo regionale se sia a conoscenza del fenomeno, se abbia assunto contatti a riguardo con i soggetti responsabili delle attività ispettive in materia di lavoro e con l'Agenzia delle Entrate, se abbia infine segnalato il problema ai ministeri competenti. Ed ora l'ultima notizia che riguarda il mondo del consumo, sempre sotto la nostra lente di ingrandimento. Nonostante la crisi negli ultimi 10 anni in Italia, non c'è stato un crollo degli acquisti di vestiti e scarpe. Nel 2016 la quota di spesa delle famiglie italiane destinata all'abbigliamento è stata pari al 6,2% del totale, inferiore solo a quelle registrate in Estonia 6,8 e in Portogallo 6,3. L'Istituto di Statistica Europeo segnala anche che nel 2016 l'esborso totale delle famiglie dell'Unione Europea per l'acquisto di capi d'abbigliamento è stato pari a 395,3 miliardi di euro, il 4,9% della spesa complessiva, il 2,7% del PIL e circa 800 euro pro capite, un importo leggermente maggiore a quanto speso dalle stesse famiglie per la salute. In 10 anni l'Italia ha però perso una posizione nella classifica europea, perché nel 2006 la quota di spesa delle nostre famiglie dedicata ai vestiti e le scarpe era il 6,8 e oggi invece appunto è il 6,2. Bene, è tutto per il nostro GR, noi vi ringraziamo per l'ascolto. Dopo la sigla di chiusura e una breve pausa musicale, noi torneremo in onda con la scheda di programmazione della giornata, quindi rimanete in ascolto.
Bene, allora ancora in studio qui dai microfoni di Radio Rete Edicole per la puntata di oggi, venerdì 5 gennaio. Siamo nel giorno precedente a un'altra festa, quella dell'Epifania, che praticamente chiuderà, porterà via queste feste 2017-2018 che abbiamo voluto cominciare con la radio fin dal 2 gennaio. Quindi ancora qualche giorno del vecchio palinsesto, poi da lunedì prossimo, 8 gennaio, quindi entreremo con una nuova programmazione. Non sarà così evidente, la mattina saranno più o meno gli stessi appuntamenti, anche se più ricchi. Avremo l'appuntamento con i consumatori civici, avremo l'appuntamento con Marco Bacchetta, e però la novità è l'apertura dei microfoni anche nel pomeriggio, per stare più dietro, diciamo così, più pronti a recepire le voci degli edicolanti che nel pomeriggio, insomma, hanno più tempo a disposizione. Questo vorremmo farlo coincidere un po' anche per allargare il dibattito sul congresso che ci sarà appunto a maggio, quindi recepire un po' anche gli umori della categoria, oltre alle sedi istituzionali già previste, quelle appunto dal sindacato, i vari congressi provinciali e regionali. Bene, allora, questa mattina parliamo di edicole, di sinaggi, ci sarà l'appuntamento alle 10:30 con Luca Simeoni, che è segretario del sinaggi di Rieti. Vedremo un po' di fare con lui il punto anche sulle edicole di Rieti. Un